Riteniamo che questa sia comunque una serata triste per il Paese, anche perché riteniamo che non sia, per quanto ci riguarda, un fatto positivo. Questa sera indubbiamente non possiamo, alla luce ovviamente dei dati che abbiamo visto finora, non possiamo non attribuire la vittoria alla destra, trascinata da Giorgia Meloni. Riteniamo che questa sia comunque una serata triste per il Paese, anche perché riteniamo che non sia, per quanto ci riguarda, un fatto positivo. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo quindi anche la seconda forza politica e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione che sarà un'opposizione importante, anche perché abbiamo una grande responsabilità, ce l'abbiamo di fronte all'Europa, ce l'abbiamo di fronte al Paese per i passaggi più delicati che il Paese sta affrontando, e quindi siamo consapevoli che il Partito Democratico, in questa sua posizione, dai dati che appunto abbiamo visto, di seconda forza politica e di prima forza d'opposizione, abbia appunto per questo una grande responsabilità. Registriamo anche nel campo della destra un risultato della Lega, credo, sul quale una riflessione dovrà essere fatta anche evidentemente a destra. Riteniamo che il terzo polo non abbia raggiunto l'obiettivo che si era dato, anzi, il risultato non crediamo che sia un risultato assolutamente all'altezza di quelle aspettative che evidentemente il terzo polo aveva dato. Riteniamo quindi di avere a questo punto davvero la grande responsabilità, e siamo anche consapevoli che questa responsabilità dovrà essere ben giocata in Parlamento, dove con questa legge elettorale la destra è maggioranza in Parlamento, ma non è maggioranza nel Paese. E questo ci dà davvero una grande responsabilità rispetto a quelli che saranno passaggi che riteniamo molto molto delicati per il Paese.